Milano Bridal Week 2019, un punto di vista che non possiamo assolutamente mancare, quello delle event wedding planner. Oggi ho il piacere di essere con Silvana Di Niso. Ciao Paola. Buongiorno. Allora, siamo al terzo giorno già, come sta andando? Quali le tue prime valutazioni? Allora, intanto è la prima volta che partecipo a questa fiera, quindi devo dire che mi scopro una fiera veramente molto molto interessante, soprattutto per gli spunti che ci porta a poter dare appunto alle spose dell'anno prossimo, e devo dire che è stato veramente formativo, quindi scoprire anche nuovi stilisti che io personalmente non conoscevo è stato molto bello, anche perché c'erano sia stranieri che italiani, quindi è stato bello, è stato veramente... Sono i punti nuovi che servono assolutamente anche a te per il tuo lavoro. Assolutamente sì. Ma entriamo nel dettaglio degli abiti, quindi ci sono dei trend che cominciano a profilarsi. Cosa ti ha colpito più di altro? Allora, mi ha colpito il fatto di riuscire a prevedere una stagione eterea, nel senso che tutti questi fiori, l'utilizzo comunque di micado, di satin, il fatto di non provocare, quindi è stato molto interessante vedere che comunque il profilo che si va a delineare è quello di una sposa che non ha bisogno di provocare, ma che nella sua bellezza, cioè riesce ad esprimere bellezza appunto essendo comunque molto, molto pulita, molto semplice, molto eterea, con trasparenze che giocano ma mai in maniera appunto accattivante, quindi questo è stato molto molto bello. Si perde un po' quella che è l'allure sexy di alcuni sì, assolutamente abiti che abbiamo avuto nell'ultimo periodo. E poi l'inserimento di questi pastelli che comunque le danno luce, le danno colore, quindi è stato molto bello insomma vederlo. Ci sono delle silhouette che ti sono piaciute più d'altro, perché c'è tanta leggerezza quest'anno peraltro? Allora, sì, ce ne sono state alcune che mi sono piaciute più d'altre, e preferisco non espormi, nel senso che sicuramente preferisco, allora lo faccio per una ragione specifica, cioè il fatto che le spose la prima cosa che ti domandano è che abito secondo te dovrei prendere, e il consiglio che viene dato loro ovviamente è un consiglio assolutamente sì, ad personam, quindi esporsi precedentemente o dire mi piace questo stilista e magari poi questo stilista non è indicato, sì, non è lo stilista idoneo alla figura, alla silhouette di questa sposa, rischierebbe di farci esporre in maniera scorretta, sì. Quindi però farsi un'idea generale, globale, aiuta sicuramente. L'ultima, senza parlare di stilisti, l'abito che indosseresti tu? L'abito che indosserei io l'ho visto prima, l'ho fotografato e l'ho anche postato sulla pagina di Evedding, quindi sul mio Instagram, così dovete visitarla per andare a scoprire qual è. Grazie Silvana, grazie Paola, grazie.